minuto con Padre Pio dai luoghi del convento, dalla portineria del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo per avvicinarci ad un luogo dove Padre Pio spesso incontrava le sue figlie spirituali, la foresteria, il parlatorio, ecco così come potremmo definirlo, per raccontarvi questo bellissimo rapporto che si creò tra il santo di Pietrelcina e le donne, in particolar modo le sue figlie spirituali, di cui ebbe rispetto, stima, affetto paterno per tutte le donne che ebbero la fortuna di averlo come guida spirituale. Infatti nel saluto iniziale di tutte le due sue diverse lettere rivolte a delle donne le chiamava dilette, dilettissima figlia del padre, mia cara e amata figliuola di Gesù, mia carissima, mia dilettissima figliuola, mia sempre carissima figliuola, mie brave figliuole. Ecco questo tipo di espressioni che usava Padre Pio nei confronti delle sue figlie spirituali. Padre Pio che sapeva scrutare le immense potenzialità dell'anima di una donna. Il tuo cuore sia sempre tempio della Santissima Trinità e Gesù accresca nel tuo spirito gli ardori della sua carità e ti sorrida sempre come a tutte le anime dilette. Maria Santissima ti sorrida in ogni evento della tua vita, supplisca alla mancanza della Madre Terrena. Ecco, questa è una serie di espressioni che abbiamo un po' ripreso e dall'epistolario di Padre Pio, così come anche dai racconti di tante figlie spirituali, emerge una partecipata benevolenza del direttore spirituale nei confronti di queste donne, di cui segue tutte le prove, le croci, i dolori fisici, morali, le situazioni familiari. Ecco, una bella espressione che usò Padre Pio nei confronti di una figlia spirituale fu questa: Gesù ti conforti nella tua afflizione e ti visiti nel letto del tuo dolore. E possiamo anche dire che oggi a quelle di ogni età e condizione sociale che con fiducia sostano in preghiera davanti al suo corpo giù nella cripta di Santa Maria delle Grazie, Padre Pio continua a mostrare ancora la sua paterna predilezione, ascoltandole e esaudendo tutte le loro suppliche.